You know, I'm guessing just from looking at you, you ain't exactly packing a 10. Ma nemmeno te, sì. E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale e dovrebbe esservi familiarissimo questo punto della mappa di Liberty City. Siamo tornati qua con GTA 4, The Ballad of Gay Tony. È mattina, sono le 6.34. Non per voi che state guardando il video, spero. E neanche per me che lo sto editando, registrando, montando e tutto quanto. Perché siamo dov'era Brucey. Brucey una volta stava qui quando andavamo a fare le missioni per Nico. E... con Nico. E oggi ci troviamo qua per il fratello di Brucey, Mori Kibbutz. Vediamo cosa vuole. E già la missione che si chiama Kibbutz Number One, che ricorda molto Number One, la missione di la 30, 28, non ricordo, di GTA 4. E però ragazzi, il fratello è uguale all'altro fratello, cioè matti, palestrati. Ah, that's funny, you're funny. Yeah, you're fucking funny. Funny for a guy with all those pecs. She got the lats of a little girl and man, you need calf implants. Look at you. And you know, I'm guessing just from looking at you, you ain't exactly packing a 10. Ma nemmeno te, sì. I make girls wince. Ti fai di steroidi? Non credo proprio. Just to level with you for a minute, bro. Tony owes you money. Tony's my boss and my friend. So I'll help you out a little. But if you mention my host again, I'll put you in the fucking ground. Jesus Christ, man! You pent up! Come on, I didn't mean anything by it. I apologize. All right, look, let's rewind. We'll restart, we'll relax. Huh? Come here, page one, give me a hug. Huh? Give me a hug. That's it. Now, where were we? Brucey! Dopo una vita e mezzo. Mori, what are you doing here, bro? Who are you here, bro? It's Luis. Right! Well, it's nice to see you too, little brother. Jesus, you look pale. What, somebody die? Unfortunately not, man. What are you doing here, Mori? Mori? I'm thinking about moving back home. You see, I've been hearing some stories about you getting somewhat above yourself. And I'm worried about you. Well, don't worry about me, man. I'm fine, okay? I'm gonna be just fucking fine. Jesus, who is training you? Man ought to be horsewhipped. Look at you. You're lumpy. Oh. You look awful, like a big pale mess. And you're fat, bro. You're fat. Screw you, Mori, man. You're perfect? Yeah. Chiseled, tan, handsome. I'm the dream ticket. Yeah, Mom always warned me that you were a lazy kid. I bet you've been juicing. Of course I haven't. Ugh. No. Yeah, I smell it on you. Fear. But I'm back now, baby B. I'm back. Oh. And your life just got fun again. Come on, Lou. Let's roll. Oh, and Fat Boy. You better let your friends know about me. Because Botolo. Fra, non stai andando sulla direzione giusta con Luis, te lo dico. Giusto perché tu lo sappi. It's kosher! See ya, wouldn't wanna be ya. Fag. Addirittura Finocchio gli ha detto. Io pensavo che Brucey fosse matto. E invece c'è di peggio. Point when you are ready. Oh, questa luce mi piace. Vabbè, andiamo. Quanto mi manca girare per in qua. What you need done, Mori? Oh, we got some very intense shit to handle. Yeah, I'm hoping you mean you got some boxes to move. Something like that. That's about as intense as I'm willing to get for you. Wow, it's incredible. He looks like a man, but he talks like a pussy. Mori, man, you're a business guy, so you should stick to your business shit. Don't get involved in stuff that's out of your league because of some small man syndrome that makes you overcompensate. Ho abbassato la sensibilità, adesso è ancora più difficile guidare. Me ne rendo conto.
Wrap that shit on a dashboard and see what you think of it. Yo, you'll think it suddenly got dark in here. I'm talking serious block the sun shit. Oh, e comunque sono bellissime queste due espansioni, perché forse ve l'ho già detto tempo fa, ma sicuramente non credo abbiate visto l'episodio della serie. Però queste due storie spin-off sono ambientate nel bel mezzo della storia principale, non dopo, non prima, ma nel mezzo. E questo secondo me è fighissimo, perché vedi cose che hai fatto e rifatto, però con un occhio esterno. Secondo me ha il suo che. Minchia, mi sembra di fare Roman Sorrow come missione. Stessa strada. Vabbè, Roman Sorrow era un pochino più triste, passo io. Frena prima che ti inculi la polizia. Wouldn't even think twice about it. But I won't, Lou. I won't, because I like you. Nah, special forces don't even begin to describe my shit. Special sounds about right to me. Look, I came back. Okay. And I changed. Bohan, buono. Mmm, che c'è da fare? Raggiungi il porto. Ricorda la missione quella che si fece con Patrick. What the fuck are you doing here, Maury? Oi, vey, motherfuckers! Dude, we told you we ain't in business with you no more. You're a rip-off merchant. No more cooperation, my friends. It's hostile takeover time. Hand it over. Fuck you, Maury, you midget prick. You ripped us off for the last time. Let's get these fuckers! Hmm. Certo, con la pistola. Fatto fuori. Yeah. Faccio candelotti. Molto efficiente. Boom. Porca puttana. Devo andarla a prendere, per forza. Sono un coglione, sono irresponsabile andare fin qua. Poi ne avanza la pena, dimmi che c'è un giubbottino tipo. C'è uno su che sta lanciando sti razzi che mi disturbano alquanto. E allora bisogna andare a farlo fuori, dopo di lui. E invece anche dopo tanta altra gente, purtroppo. Due per te sono anche troppi. Ho visto una cosa verde, speravo fosse un kit medico, invece sono soldi. Che stranamente adesso non mi servono. Non che ne abbia tanti, però la priorità è trovare un kit medico, perché sono un coglione. Fondamentalmente sono un coglione. Nato coglione, morirò coglione. Vediamo che sorpresa ci aspetta. Boom. Mi devo dar una regolata assolutamente. Barchetta. Cazzo ho fatto? Vabbè. We're going after them, Lopez. We'll be back, Maury. Oh. There's some bombs, man. Now let's take those bitches out for good. Okay. Those fucks tried to blow us up in a rocket launcher. Man. Lato del pilota. I mean, they can do whatever the fuck they like. Ah no, okay. But nobody fires rockets at me. That's right. Lontanati. Fuori uno.
queste missioni sono missioni di GTA, ragazzi. Quanto le adoro. No. No. Ok, ce l'ha. Non ce l'ha. Ce l'ha. Certo, anche tu a sparare, Mori, sei bravissimo, eh. Sei proprio un asso. Fattelo dire. Nessuno come te. Mi fa una pippa, CJ. Anzi, penso tu sia anche più scarso di quello della missione del treno su GTA San Andreas. Te ne metto due, non si sa mai. E ciao. You pay, you fox. Fuck yeah, bitch. Dock up and I'll bust on out of here. Let's get out of here. Allora, non mi puoi dare 50%. Non puoi. Questa missione non puoi. Saresti una bruttissima persona, tu mi dessi 50%, sappilo. Imagination isn't your strong suit, Luis. Let's leave the logistics to me, huh? Hey, I'm more than happy to leave everything to you, Maury. In fact, I don't want to be no part of any of this shit. Correct me if I'm wrong, but you and Tony are business partners, aren't you? Sure. Well, I own Tony. Ergo, I own your ass as well. Get used to it. Hey, no one owns me, bro. Ooh, I beg to differ. Ho interrotto il dialogo, sorry. You wanna get out of my face now? Woo! Sure I am, sure. Hey, you did great. I'm feeling real bullish about you, Lou. Real fucking bullish. Certo. Good to know. Hey, you come back. Meglio tardi che mai, lo sai. More shit to discuss. Non potevi darmi il 100%, ma neanche il 50%, appunto. Ci metto sempre troppo tempo, neanche tanto danno, un solo colpo a testa. Precisione, sapevo di aver fatto tanto. Troppi danni alla barca. Va bene. Ok. La prossima sarà sempre per Mori, ai piedi del ponte di Brooklyn, ragazzi. Adri vi saluta. Va a bersi un succo di frutta e continua a registrare missioni. Interessantissimo, vero? Comunque sì, finirà così. Grazie ragazzi, like al video, iscrizione da Pier45. Da Adri è tutto. Ci vediamo alla prossima con sempre Mori Kibbutz. Questa missione si chiamerà This in Checkers.